I palestinesi della striscia di Gaza hanno reso omaggio a Vittorio Arrigoni con una fiaccolata promossa dalle associazioni per i diritti umani. Un'altra manifestazione in ricordo del volontario italiano rapito e ucciso è stata organizzata da Hamas, che ha negato ogni coinvolgimento. Il governo palestinese, a nome del suo popolo, dichiara il leader di Hamas a Gaza, condanna questo crimine, che non rappresenta i valori morali e religiosi di questo popolo. Negano ogni responsabilità anche i salafiti del gruppo Unity and Jihad. Vittorio Arrigoni era stato sequestrato giovedì da un gruppo estremista che si è definito dei salafiti jihadisti, i quali considerano Hamas moderato. Il corpo del cooperante italiano, 36 anni, residente a Gaza da 3, è stato trovato in un appartamento di Gaza City dai miliziani di Hamas. Arrigoni sarebbe stato strangolato poco dopo il sequestro. I rapitori avevano posto come condizione per la liberazione il rilascio da parte di Hamas dei prigionieri salafiti detenuti nella striscia di Gaza. L'ultimatum era stato fissato a 30 ore, ma Arrigoni sarebbe stato ucciso prima. Lo sbarramento del confine.